Signora, il caffè? Sì, grazie. Esistono diverse forme di gioco d'azzardo. La popolazione può essere portata a pensare che gioco d'azzardo si traduca essenzialmente nella frequentazione dei casinò, delle bischie o di altre modalità di gioco così un po' più segreto. In realtà il gioco d'azzardo patologico prende moltissime espressioni anche comuni che possono essere appunto l'utilizzo dei grattevinci in maniera ovviamente compulsiva, piuttosto che le lotterie, le slot machine, i videopoker. Amore, cosa stai facendo? Sto correggendo i compiti. Ah. Beh, senti, io esco, vado a fare un giro. Esco con le amiche. Ah, va bene, ok. Ci vediamo dopo. Ciao, amore. Ciao. Vedevo le ciliegine che giravano anche quando, nei davanti agli occhi, quando andavo in macchina. Andavo in macchina e vedevo le ciliegine che giravano così. Amore, torna tra un paio d'ore, vado a trovare Luisa. Ma è quasi pronta la cena. Scusa, me l'ho dimenticata di dirtelo. Dai però. Ciao. Ciao, ci vediamo. Il rapporto con i familiari è la cosa che mi pesa di più a distanza di tempo, perché in effetti cambi, perché chiudendoti in te stessa tu non hai più il rapporto, che ne so, marito-moglie o io una figlia, che adesso è grande, però quando era piccola la facevo prendere dalle altre mamme perché ero troppo presa per il giocare. Sapevo benissimo che mancavo del mio dovere, ciò nonostante andavo avanti a giocare. Fabiana, dove vai? Perché? Perché? Cosa? Come cosa? Abbiamo appuntamento con Gianna Andrea per un aperitivo alle 7. Cavolo, io me ne ero completamente dimenticata. Io vado al cinema con la Luisa, ho già preso i biglietti. Senti, facciamo così, che vai avanti tu e io ti raggiungo dopo. Ok. Ciao, amore. Ciao. I sintomi più frequenti sono appunto legati a comportamenti di gioco nell'ambito dei quali il soggetto è eccessivamente assorbito. Per raggiungere l'eccitazione legata appunto al gioco ha necessità di giocare sempre più frequentemente con quantità crescenti di denaro. Sono arrivato al punto di rubare, di prelevare soldi che non erano miei, di dire bugie. Ho perso la faccia, ho perso la mia reputazione. Il soggetto può arrivare a svolgere una serie di comportamenti paralleli al gioco, ad esempio piccole azioni illegali, furti, può mentire ai propri familiari per cercare anche di procurarsi dei soldi per giocare. Amore, mi andresti a prendere una coca? Sì, va bene. Grazie. Toscano, come aveva infatti preannunciato in campagna elettorale, il presidente della regione Enrico Rossi ha aperto alla possibilità di realizzare sul territorio dei centri di identificazione e di espulsione per immigrati irregolari, che però non seguiranno il modello nazionale. La Toscana farà i centri di identificazione ed espulsione degli immigrati. Fabiana! Il governo, il ministro leghista Maroni. Un Rolex? Suo, sì, in un ti piace? Ma tantissimo, ma regionale. Ma ha dimenticato qualcosa? Il nostro, cos'è? Il nostro anniversario? No, volevo solo farti un regalo. Ma è stupendo, amore, grazie. E dove si aiuterà la regolarizzazione amministrativa e lavorativa dei clandestini. Meglio tardi che mai, il commento del popolo delle libertà. Il giocare in sé porta a un piacere interno che ti porta in continuazione a rigiocare. Ho iniziato a giocare anche queste macchinette. La prima giocata alle macchinette, è, come sempre, è la vincita. Mi è successo che ho cominciato a prenderlo talmente sul serio che pensavo addirittura che fosse questo il mio lavoro.
e le macchinette mi hanno ulteriormente non rovinato la vita, ma massacrato la vita e distrutto la famiglia. Totale 72,35. Bancomat o carta? Banco. Prego. Non accetto la carta. Che non ho contanti. Sa se c'è un bancomat qua vicino? Sì, buongiorno, sono Francesco Maggi, vorrei avere delle informazioni sul mio conto, grazie. Come non ci sono più soldi? Ma non è possibile. No, no, aspetti, per favore, controlli meglio, guarda che ci sarà sicuramente un errore. Cioè, ci sono stati dei prelievi? Sì, vabbè, grazie. Io quando ho cominciato a giocare, sapendo di essere compulsivo, mi veniva la voglia proprio di giocare, non di vincere. A noi vincere non serviva.